Ciao a tutti, bentornati in questa brevissima presentazione per questo tutorial che sarà riservato poi alla sezione abbonati al canale. Vi voglio mostrare molto volentieri quello che è il mio nuovo progetto per l'inizio della stagione primaverile. Bene, io ho piacere di iniziare questo mese di marzo con un abitino smanicato indicato sia per la stagione appunto primaverile ma anche estiva. Ho utilizzato un filato davvero particolare. Appena ho visto questo filato che mi è stato messo a disposizione dalla merceria unfilodipassione.it, ho avuto subito questa idea di realizzare questo vestitino un pochino svasato, quindi una cosina da portare sia per la primavera con un coprispalla oppure sicuramente anche per l'estate, perché si tratta di un cotone mercerizzato. Il filato lo vedremo adesso insieme, tutte le caratteristiche di questo filato che è favoloso anche per realizzare dei pareo, dei copricostume, delle stole estive. È un filato davvero molto molto particolare che adesso vi mostrerò. Per quanto riguarda invece il progetto che vi proporrò nel tutorial, si tratta di un abitino incrociato sul seno, quindi una lavorazione ai ferri in tondo e top down, con questo incrocio sulla parte del seno senza cuciture, una fascia elastica che segna il punto vita o magari sotto al seno in base agli aumenti e le diminuzioni che vi mostrerò passo passo nel tutorial per realizzarlo con me, e poi potrete decidere se realizzare un top magari andando a fare una leggera svasatura sotto questo punto a fascia elastica oppure proseguire in lunghezza e trasformarlo in un abitino. Io ho realizzato questa taglia, quindi mi sono fermata qua sopra, un pochino più sopra il ginocchio, ma sicuramente si può prolungare, proseguire con le indicazioni che vi darò passo passo. È uno smanicato, nella parte alta lavoreremo una spallina sopra alla manica in questo modo, però vi mostrerò anche come andare volendo a riprendere la manica e lavorare magari un top un pochino più corto con una manichina a tre quarti, credo che sarebbe delizioso anche lavorato in quella maniera. Io in questa presentazione, solo per mostrarvi questo modellino indossato, per illustrarvi il filato che ho scelto di utilizzare, che vi ricordo è disponibile presso la merceria unfilodipassione.it, di cui il link di riferimento lo trovate come sempre nelle info box di questo video. Io vi mando un bacio grande e spero che vogliate realizzare con me questo modellino seguendomi passo passo nel video tutorial. Un bacio grande a tutti, ciao, a presto! Ecco qua il filato che vi propongo per questo progetto. Io ho scelto di lavorare questo mini abito con il filato Fanny Lux, distribuito dalla manifattura filati romagnano Sesia. È disponibile online presso la merceria unfilodipassione.it in tante altre varianti di tonalità. Come sempre vi lascerò il link di riferimento diretto al filato qualora vogliate valutare per l'acquisto per un eventuale progetto, che sia quello che vi proporrò nel video tutorial oppure questo è un filato che si presta benissimo per la lavorazione di indumenti estivi come possono essere copricostume, scialle, coprispalle, canotte. È un filato dalle sfaccettature veramente favolose. La tonalità che ho scelto io è la tonalità 700, che corrisponde a questa sfumatura a tratto brevissimo del rosso. È un rosso abbastanza scuro, quindi tende sicuramente molto più al bordeaux come tonalità. Vediamo la particolarità proprio del filo. Ho aperto un gomitolino per mostrarvi quella che è la particolarità di questo filato. Una torsione a tratto proprio brevissimo con questa sottilissima lamina in lamé, e è un filato che sembra proprio a perlina, quindi è ritorto a tratto molto molto breve e ha questa particolarità che rende il filato anche elastico, quindi una componente anche abbastanza elastica. Si lavora benissimo sia con i ferri ma anche con l'uncinetto. Noi lavoreremo un top down con i ferri circolari da 6 mm per dare morbidezza alla lavorazione. È disponibile in gomitolini da 50 grammi con una resa di circa 80 metri. È consigliato con la lavorazione di ferri da 5-5,5 mm oppure uncinetti da 4,5 mm. È lavabile a 40 gradi e può essere passato a vapore. Un filato 100% made in Italy. Io ho utilizzato per una taglia 40-42 500 grammi di filato. Vi consiglio l'acquisto di 50-100 grammi in più per le taglie superiori qualora vogliate allungare di più il vostro lavoro e avere una svasatura finale un pochino più ampia rispetto a quella che vi proporrò. Quindi 500 grammi taglia 40-42, per le taglie superiori dai 50 ai 100 grammi in più.
progetto di oggi sarà lavorato in top down, quindi avremo bisogno di ferri circolari, lavoreremo con le punte da 6 mm, 5 mm per riprendere la fascia elastica nel punto vita e poi anche la scollatura, un cavo da 60-80 cm più le punte perché lavoreremo una circonferenza abbastanza ampia, due cavi ausiliari per andare a sospendere le maglie delle maniche con le relative chiusure e il ferro ausiliario, un uncinetto da 4 o 4,5 mm, 6 marcapunto, le forbici e un metro. Con questi accessori e il nostro filato mettiamoci al lavoro.